Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Drakensang The Dark Eye. Io sono sempre Iceman 2085 e proseguiamo questa avventura. Scusate il ritardo, ma ho avuto un piccolo problema con la webcam che non funzionava, quindi ho dovuto staccare e reinstallare, ma infatti adesso vedrete una webcam forse più chiara rispetto a prima, ma ho cercato di impostarla come era prima, ma non è che mi ricordo bene le impostazioni, quindi spero che si veda bene, spero anche che lo streaming vada fluido perché non vorrei aver fatto danni. Per il resto andiamo, non perdiamo altro tempo, già abbiamo perso tanto per sistemare questa webcam che oggi proprio mi ha fatto dannare, non si sa quanto, ma mi ha fatto veramente dannare. E ok, quindi gioco, eccolo qua, carica partita. Allora, eravamo arrivati a qui. A Tallon, eravamo arrivati, dovevamo andare nella miniere d'oro. L'altra volta avevamo lasciato le arpie in sospeso. Mi ricordo che non avevo trovato la strada per andarci. Poi ho fatto le prove offline e l'ho ritrovate. Quindi magari prima di entrare torniamo un attimo indietro così puliamo anche le arpie che abbiamo lasciato in sospeso. Anche perché sono, diciamo, una persona che non lascia niente in sospeso. Quindi se quelle arpie lì mi danno fastidio, quindi le devo far fuori, è una cosa proprio di principio. Come ho detto, spero che questo streaming vada meglio, vada bene, perché ho dovuto fare delle modifiche per reinstallare la webcam, quindi speriamo che non ho incasinato tutto. Anche perché ci avevo messo un sacco di tempo per trovare le impostazioni giuste, quindi fatemi sapere ovviamente. Quindi, come ho detto, torniamo indietro. Queste non erano. L'avevo già uccise queste? Da dove vengono? Io l'avevo uccise queste. Non ricordo. Ah, vabbè. Resuscitano? No, non credo, ma a quanto pare. Allora, vediamo come stanno i nostri eroi. A posto. Bravissimi. Drandon non si è fatto neanche ferire, quindi a me va bene così. Comunque, sì, devo andare alle miniere d'oro abbandonate, ma come avevo detto, ho lasciato delle arpie in sospeso, a meno che erano queste che sono venute, mi sono venute appresso. Mi hanno accorciato la strada, ma non, no, stanno qui. Ok. Ah, si passava anche da qui? Non lo sapevo, cioè non lo sapevo, non me lo ricordavo principalmente. Ok. Queste le avevo proprio mancate, proprio non me le ricordavo che c'erano, quindi da un po' che non ci gioco a Drakensang, quindi ci può stare. Bene. Finite? Non so se so finite, però queste arpie non le avevo prese, come ho detto, non le avevo uccise, quindi penso che erano quelle. Perché
se vi ricordate, qui siamo andati direttamente dritti, abbiamo saltato un po' di cose come si barili. Occhio alle fiamme, non bruciamoci vivi. Però va bene. Pozione curativa che ci fa molto comodo. Questo è un cacciatore di draghi. Mi pare, non da qui, no, che c'era un passaggio verso le... qui, verso le tombe. Non è da dove siamo venuti però. Da qui si andava verso le... ho rivisto, da qui si andava verso le arpie, ma forse l'abbiamo preso uguale. Tombe non si possono leggere, vabbè, comunque... giusto per farvi vedere questa zona a cui non eravamo passati. Va bene, quindi possiamo andare direttamente alle miniere, visto che abbiamo pulito tutte le arpie. Che era il mio obiettivo principale della scorsa, della fine, finale della scorsa, lo scorso video. Io che clicco i tasti a caso, ormai ci avete fatto abitudine, credo, no? Da come siamo venuti dovremmo anche tornare indietro, no? Una cosa logica, no? Ok, quindi finalmente dopo aver soddisfatto la mia sete di morte dell'arpia, andiamo alle mire, eh? Andiamo direttamente in missione e olè. Ok. Ulle. Non vedevo Tralda, devo perché siamo un 3. Ok. Scusate. Ok, torniamo, salviamo qui su 8. E andiamo avanti. Vediamo un po' che cosa troveremo qua sotto. Non gente amichevole, immagino. Ragno. Ah, quello grande però, è proprio il pa al padre e la madre, non lo so. No, è ragno, ecco. Era mamma ragno, se era donna era mamma ragno. È ragno, quindi è maschio. Ok, dai, è morto, dai, quattro ferite. Dovrebbe essere morto. Ok. Urra, bene, abbiamo ucciso il ragno, siamo tutti contenti, vero? Bene, Traldar si è preso il comando perché io ero svenuto un attimo, ma ci sta. Chi? Chi? Ah, piccolo, grande. Beh, uccidiamo il piccolo prima che arriva il grande, ce la facciamo? No, sì. Tutti sul grande. Ok, piccoletti che sono antipatici, eh. Allora, cerchiamo di accelerare i tempi, eh? Sennò... con questi qua dietro sono un po' antipatici. No, non gli ho fatto niente. Bene. Bene. Più o meno. Ok, uccidiamo i piccoletti e ce la possiamo fare. Stanno tutti bene, sì, bene. Olle. Prendiamo i denti di ragno, non so che cosa ci facciamo, ma... li prendiamo qua. Ah, questo non l'ho preso. Ok, finiti i ragni? Ma per sicurezza io salverei.
Comunque, non dovrebbero essere. I ragni non sono un problema, eh. Immagino che ci sarà qualcosa di molto più difficile più avanti, ma comunque sono un buon riscaldamento i ragni. Cosa c'è qui? Non si può passare. No, eh? Vabbè. Ci ho provato. Andiamo da questa parte. Anche perché è l'unica parte dove possiamo andare. Ragno, 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 ragno. Tanti ragni. Tanti ragni. Ah, nido dei ragni, tra l'altro, quindi era scontato che ci fossero ragni. Va bene. Non avevo letto nido dei ragni, scusate. Ok, Forgrim comincia a sbadigliare come sempre. A posto, vicino al microfono così si sente un po' meglio. Questo è morto. Olè. È l'ultimo, credo. Perfetto. Rondra è con noi. Vabbè, se lo dici tu. Bello lo scudo di fuoco, mi piace tanto. Penso che l'armatura di fuoco penso che sia veramente bella. Comunque è ancora incompleta, quindi bisogna finire la crociata del drago si chiama, mi sembra. Per completare l'armatura, quindi. Per ora penso abbiamo solo scudo e. Vabbè, i bracciali, i gambali. Spalliere, quindi serve l'elmo e gli stivali. Ok. Abbiamo quasi conclusa, quindi. Bene, molto bene. Dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare, la frase storica di Totò, se ve la ricordate. Vabbè, comunque. Andiamo. Qui mi sembrava un terreno per una trappola, infatti sono passato, poi mi sono pentito di essere passato troppo velocemente, ma comunque dovrei aver percezioni. Trappole? Mostri, ma non trappole, mostri, ragni. Cioè, ragno non è un mostro, però. Tutti piccoli? Piccolo, piccolo, piccolo. Va bene. Traldar è svenuto, avvelenato. Ok. Ce la possiamo fare, ragazzi. Dove va Traldar? No, sto cercando di capire dove va Traldar. Lassù. Vabbè. Stanno tutti bene. Bene. Traldar, perché stai qua? Me lo spieghi? Dovresti colpire pure tu. Te ne sei andato, non lo so. Vabbè. Fatto una passeggiata, Traldar, così, senza motivo. Va bene. Se non vuoi più partecipare alla nostra crociata, dillo che prendo qualcun altro quando vado a Ferdak. Tanto ce n'ho tanti a casa. C'ho Gladys, c'ho Rulana. Sempre chiamata Rulana, ma se vi ricordate la missione con le altre Amazzone. Non mi ricordo come si chiamavano quell'altro tipo di Amazzoni. Comunque, quella ragazza che è venuta a casa nostra lì a Ferdok l'ha chiamata Rulana, quindi è Rulana. Sempre chiamata Rulana, ma poco importa, Rulana, Rulana. È la nostra alleata, quindi va bene così.
Niente, mi parto il mouse ogni tanto perché spingo per camminare, spingo il tasto destro così a buffo. Va bene. Qui non c'era un altro passaggio? Non lo so. Allora, ormai siamo andati di qua. Cosa c'è qui? Spoglie di Esperia. Bene. E una parte della missione l'abbiamo fatta. Abbiamo le spoglie di Esperia. Salvo. E dove. Ah, qui è finito? Qui devo andare per forza da quest'altra parte. Ok. Quindi ho fatto bene a sbagliare strada, tra virgolette, perché abbiamo trovato le spoglie di Esperia. Che ricordate era la Deonte che è stata uccisa da Ockridge, credo, il negramante. Comunque ne abbiamo parlato nel video scorso, quindi basta rivedere il video precedente. Vi ricordate comunque. Se l'avete visto, non c'è bisogno che ve lo ricordo, ma se non avete una buona memoria come me, facilmente uno si scorda le cose. Qui, dunque, bisogna tornare qui al covo dei ragni, che penso che abbiamo ucciso tutti i ragni. Però ci dovrebbe essere un altro passaggio. Da qui si passa? Sembra. Mi fido, eh. Qui. Ragno smeraldo. Quindi non era solo. Un po' troppi dei ragni smeraldi, però, eh. Ok. Sono piccoli? Ma se sono solo piccoli a me va bene. Perché è quello grande che è un po' antipatico. Anche se sono tantissimi, eh. Ci restiamo mezz'ora per ucciderli tutti, però vabbè. Dai, vai, vai, veloce. Veloce che. La nostra missione non è eliminare i ragni dalla caverna, ma fare ben altro. Non mi posso lamentare della velocità in cui i nostri eroi eliminano i ragni. Per cui va bene così, eh. Finché sono veloci e non prendono ferite, va tutto bene, vuol dire che la squadra è forte. Anche se è una squadra solamente maschile, quindi mi dispiace per le ragazze che seguono questa serie, ma comunque. Tendenzialmente l'unico cambio che potrei fare è Rulan a posto di Thraldar. Però. Anche perché Gladys e Draenor sono molto simili, quindi o porti Draenor o porti Gladys. Cambia un po' poco, diciamo che Gladys è meno forte di Draenor, quindi nei combattimenti potrebbe rimetterci la pelle molto facilmente. Poi mi sembra ci sia l'assassino musulmano e chi altro c'è, boh? Non me li ricordo. Credo basta, però. Non mi pare che ho molti altri alleati in casa. Ah, c'è l'elfo, giusto? Non mi ricordo come si chiama. C'è l'elfo e l'elfa pure. Penso ci sia anche l'elfa. L'elfo guerriero e l'elfa. L'elfa che potrebbe essere un buon compromesso tra Draenor che c'ha la magia, tra Rulana e. Non lo so. Vabbè. Poi quando torneremo a Ferdok, se ci torneremo sani e salvi, perché non la vedo molto positiva la cosa. Comunque, ci penseriamo. Ci penseremo. Penseriamo, non si può sentire. A destra o dritti? Mi sa che dritti è dove dobbiamo andare, quindi vado a destra. O magari era.
Era qui che dovevamo andare. No, mi sa che è qui che dobbiamo andare. Forse è la stessa cosa. Se entriamo qua, entriamo di qua, la stessa cosa, credo. Io salvo perché mi sa qui è il pezzo. Momento clou della missione. Scusate, sistemo un attimo. Le cuffie. Ok. Vediamo cosa succede. No, forse sotto neanche ci potevo entrare, tra l'altro. Cucù? Ah, ok. Lag. Lag. Scheletri! Bene. Bene, meno male che c'è la trappola e voi siete talmente stupidi che non l'avete vista. Vai, vai, così che si sono bruciati, quindi sono più indeboliti. Polgrim è uno scheletro. Dai, Forgrim, vendicati. Meno male. Ok. Questi sono molto più forti, sti scheletri con le armature rispetto a questi. Niente, Forgrim non ce la può fare. Ok, cediamo questo. Niente, Forgrim va sempre per terra. Va bene. Dai, adesso siamo 4 contro 1. Ok. Coltello di ferro. Scheletro. Ok. Cos'era? No, pensavo di aver letto qualcosa, ma... ok. Mazza leggendaria, che non ci faccio assolutamente nulla di nulla. Penso che... Ah, laboratorio di Xindan. Allora, noi qui dobbiamo andare. Perlustriamo la zona. Ok, lì c'è un una trappola. E scheletri, immagino. Ah, questi sono belli resistenti, eh. Vabbè. All'arcieri ci stanno. Aia, lanciano pure il veleno. Allora, tra l'altro non lo vedo per niente bene, ma... Olle, dove vai tu? A uccidere questo? Forse tra l'altro mi vai a uccidere lo scheletro. Sai com'è? Questi con le frecce sono antipatici. Ok, Forgrim è un po' ferito, ma... Cioè, è ferito. Ha perso un po' di vita, ma niente di che. Uccidiamo questi. Molto bene. Ce la possiamo fare? Ah, questo è venuto qui, eh. Va bene. Ce la facciamo? A metterci in una posizione consona? No, eh. Vabbè, basta che muore. A posto. Perfetto. Dranor. C'è una trappola, qualcosa? È rosso. Ok. Ah, devo mettere il... certo, se non usi la forcina o il grimaldello è un po' difficile. Come errore? Ah, aspetta, mo c'hai mani tremanti. Aspetta, devo aspettare che gli passano le mani tremanti. Proviamo col grimaldello, visto che la forcina è fallita.
tastapa di caccia per non prende un cazzo, però ci sta. Ci sta, più o meno ci sta. Niente di che, niente di che. Allora, qui c'è la, come si chiama, la manita. Ok, sto scheletro c'ha qualcosa. Lascia da battaglia antica, mi sembra anche interessante. Qui non c'è niente. Ok, andiamo al punto fondamentale del gioco, direi. Ok, c'è prima questo. Allora, io qui salverei, non per sfiducia, ma... già vedo le fiamme lì, quindi mi sa che... zona un po' così. Ottima scelta. Mi ricordo che forse era un duello molto complicato, ma... dal complicato a morir male. Olle. Vabbè, questi non dovrebbero essere un problema. Ok. Olle. Stanno tutti bene, però questo non gli fa niente. Beh, Dranor. Dranor. Quello più debole di tutti, quindi. Olle. Ma non gli fanno niente comunque. Dai che. Olle. Ok, è rimasto l'ultimo, quindi. Può essere forte quanto vuole, ma. Ok. Ah, non c'ho più spazio. Bene. Devo vendere un po' di roba, mi sa, eh. Tutta sta roba che accumulo qui, ma. Thorgrim, fai tu il. Sicuro? Trasporti un po' di mondezza qui. Sì, tanto per. Mi sa che. Ci siamo. Scendendo qua giù dovrebbe esserci. Eccomi! Diciamo. Ah, mi sa, non posso neanche scendere, c'hai le fiamme. Ce la faccio a passare? Sì? A mezzo mi bruciavo. Trappola. Ottima scelta. Tocca a te. C'è un po' di fuoco qui, ma. Penso ci sia una trappola anche. Riproviamo col grimaldello perché prima con la forcina è fallito. Olle. Cosa c'è? Sempre la stessa roba, ma del resto. Prepariamoci. Io salgo molto spesso perché. Non vorrei che. Se uno muore, deve rifare un pezzo molto lungo. Per cui. Un po' di. Pausa. Ah, il mago scheletro. Io questi li odio. Eccolo qui. Meredin. Il boss. Ok. Avanti così. Azzope. Allora. Dranor. Riesce a curarsi senza morire? Qualcuno dovrebbe andare da lui, veramente. Niente, l'ha presa a morte con Dranor. È riuscito a curarsi comunque. Quindi per ora è salvo Dranor. Ma oddio. Allora, siamo tutti morti praticamente. Bello quasi. Allora, io qua. Direi due. Tu. Però non c'ho più. Che cazzo. Non c'ho per curarmi? C'è solo questo. Andiamo una a Forgrim, ma non ci fa niente, sinceramente.
Bisogna andare da lui, mi sa, eh. Però questi. Chi ci mandiamo? Traldar. Ok. Quindi Traldar, tu ti occupi di lui, perché questi se no fanno una brutta fine. Cerchiamo di uccidere questi. Allora, Forgrim dà una mano a Traldar. Vabbè. E voi due state qui, mi sa che Dranor non... Ah, sono morto io? Cazzo. Seguitemi. Al tuo servizio. Mi sa che ho leggermente sbagliato. Vabbè, proviamo lo stesso, Sicuro? ma... Per la barba di Angrosh! Quali sono i tuoi ordini? Per Rondra! Lasciare Dranor da solo contro sti tre non è una buona mossa. Non gli faccio niente, tra l'altro. 193 su 225. Mi sa che devo trovare un'altra strategia, eh? Forse, perché Dranor non lo vedo benissimo. Ok, quando fa così mi sa che Dranor è morto. Almeno che riesco a atterrarlo prima che faccia. Colpite. Ah, mi ha ridotto in pietra. E questo potrebbe permettere a Dranor Andiamo! di fargli male. Sono ancora pietrificato. Io sto morendo bruciato. Mi sa che non ce la faccio, eh. Non vorrei essere troppo pessimista, ma. Se abbia pure lui, però. È finita. Usiamo il blocco infallibile perché. Ok, c'è. Cioè... Ah. No, non ce la possiamo fare. Mi sa che non ce la possiamo fare. Per la barba di Angrosh! Buono, buono, ma Eccomi! non c'hai cure? Ah, una ce l'ha. Ma non... ma non gli hai fatto niente. Vai, Forgrim. Sei tu il nostro eroe. Bene, l'ha steso. Però è ancora... Troppo... Ok, si è rialzato Traldar. Adesso in due ce la possiamo fare. Ma bisogna prendere prima Meridin. E poi magari ci concentriamo sugli altri 1, 2, 3, 4. Ah, il fatto che io sia morto insieme a Draenor complica un po' le cose, ma... Saranno nostri. Te ne occupo io. Siamo ancora in due. Allora, vai Dranor. Formazione. Azz. Deve morire questo, perché se non muore questo, siamo rovinati. Eh sì, ma non gli hai fatto niente, che sì. Non c'ho... Ah. Bene, quanto manca ancora questo? 78, ma sono morto. Non ce la posso fare. Non c'ho cure, non c'è niente. Come faccio? Rondra! Appunto. No, devo ricaricare, mi sa. Mi sa. Mi sa. Vorrei proprio... Non vorrei essere ottimista. Ok. Siamo morti. E vai. Vedi, il Boron è il dio della notte. Da notte? Non era il dio della morte? Vabbè, notte e morte, penso che siamo... Vabbè. Piccola figuraccia, ma... Siamo andati un po' troppo...
A testa bassa, direi. Bisognerà andare da Meridian subito e ho salvato perché sapevo che probabilmente avrei fatto sta fine, però all'amo qui dovrebbero venire e magari riesco a. Ok, stanno qui. Ok, se io indietreggio, nel senso se vado qua. D'accordo, ma in silenzio. Ah, tutti insieme dovete venire. Magari Meridin non viene. Che se venissero solo questi senza Meridin. Seguitemi. Non si vede Meridin. Ah, certo, se tu. Mi sa che è venuto Meridin. No, questo è un mago scheletro. Ah, io non vedo assolutamente nulla. Allora, Draenor. Sì, altrimenti. Devi uccidere questo qua. Andiamo! Io perché non sto facendo niente? No, scusate, qui c'è qualcosa che non. Ok, un paio. Ok. Sì, ma non c'ho. Ma non c'avevo cosa. Ce l'ho una. Ok. Quindi te ti do questo. Bevi però. Ok. Come stanno? Tutti bene? Perché se rimane solo Meridin, poi in qualche modo ce la possiamo anche fare. Ma Traldar non ci arriva, secondo me, da Meridin. Muore prima. Ok. Ok, per modo di dire, eh. Allora, se Meridin rimane lì, si fa gli affaracci suoi. Eliminiamo questi, poi rimane solo lui, quindi teoricamente diventa fattibile poi. Visto che frontale non ce la facciamo, eliminiamo prima i suoi scagnozzi e poi ci liberiamo di lui. Ok, questo dovrebbe essere morto. Ok, io a sto punto salvo. A sto punto salvo e dopodiché andiamo a affrontare Meridin. Sperando che non ce ne siano altri di questi. Ok, quindi salviamo. Adesso abbiamo preso tutto. Ai E tuoi ordini. andiamo. C'è solo lui? Molto bene. Veloci, veloci prima che ci uccida tutti. Allora. Quindi cerchiamo di eliminarlo il prima possibile. Quali sono Tu. i tuoi ordini? Formazione. Se Tu qua. ne occupa Forgrim. Per Tu la barba qua di Angrosh. e tu qua. Facciamone poltiglia. Ne fai tanto male. Come non detto. Come non detto. Eccomi. Come non detto. I maghi li detesto. Ma proprio tanto, eh. Ma tanto tanto. Chi è che ha congiato? Traldar poi? Vabbè. Vai, vai. Picchiate forte. Ah, Traldar è tornato tra noi. Ok. Riproviamo quello che volevo fare prima. Tutti quanti col colpo possente e Draenor che non ce l'ha con la finta. Pa, pa, pa. Bene, mezza vita. Ce la possiamo fare. Eccomi. Ok, non Per la c'ha più il barba di colpo Angrosh. possente e Distruggetemi. vai con la finta.
Olle. Vai, muori. Muori, ti prego. Dai che è morto. Vai, vai, vai. Yes. Si vede subito. Faremmo meglio a riportarla subito al principe. Poi quel dragone avrà quel che si deve. Ho dovuto dividere i suoi scagnozzi da lui, ma quello che dovevo fare. Penso che ho trovato i che cos'è? Penso di aver trovato la corazza di fuoco. Già l'ho completata? Ma che figo. Va bene? Tiè, sono tutto fuoco, tutto dorato. Che spettacolo, ragazzi. Manca solo l'elmo. Credo. Questo è la chiave della Torre dei Nani, adesso la vediamo. Il principe Aaron aspetta con ansia questo disco abbondantemente decorato, ne ha bisogno per aprire le porte della vecchia Torre dei Nani. Molto bene. Quindi possiamo tornare indietro, ma prima... Al tuo servizio. Apriamo lo scrigno. Serratura aperta. Ah, non ho messo il... All'aperta anche senza grimaldello. Ma che bravo. Ok, quindi abbiamo finito. Solo questo era. Ah, qui c'è un passaggio, ma credo che sia chiuso. Qui forse c'era qualcos'altro. Vabbè, tanto la missione l'abbiamo vinta, quindi potremmo anche uscire. Ma sì. Proprio tu? Ma c'è un laboratorio per fare... Vabbè, giustamente lui era un mago. Andiamo a vedere... Questo scrigno l'ho aperto? Sì, penso di sì. Perché sennò era bloccato. Sì, l'ho aperto prima, non è che me lo ricordo. Ho detto che ho qualche problema di memoria, ma va bene, dai. Non è che... Ok. Un po' di estintore ci vorrebbe, ma non so se nel medioevo esistevano gli estintori, ma questo è un altro discorso, ma va bene. Ops. Yes, è vero, seguitemi. È vero, una volta morto si rialzano gli scheletri. Quanti cazzo stanno avvenendo. Ok. Sta cosa hanno... Perché lui quando rianima tutto, rianima anche questi qua, quindi... Giustamente... Ci restano quelli che lanciano le frecce, tra l'altro... Allora, non so se ha rianimato... Ce la posso fare... i ragni, ma... Spero di no... Olle. Questo è quasi morto, Ce l'ho pure io, mi pare, le frecce queste avvelenate. Forse. Però non c'ho l'arciere. Che era l'elfa. Ma anche Rulana potrebbe usare l'arco. Traldar non sta benissimo, Ma non c'ho grandi cure, quindi... Ok, due di qua e due di là. Sembra giusto. Muori. Olle. Ok, penso che non abbiano niente perché... Li ho già uccisi, diciamo che... Li ho già uccisi in precedenza, quindi ucciderli due volte non credo che mi diano qualcos'altro. Invece sì. Come non detto. Va bene. Ci siamo. Dove devo andare?
Da quella parte non ci sono andato, ma non so se c'è qualcosa. Per cui probabilmente non c'è niente, ma per... sì, perché spingo il tasto destro? Me lo dovete spiegare un giorno, ma... Ah, qui era la parte... Ah, pure il ragno è resuscitato. No, te prego. Vabbè. Per Rondra. Vabbè. Vedo perché odio i maghi, perché uno si è fatto tutta quella fatica per uccidere tutti questi ragni e... Speriamo ha resuscitato solo questi qua e non tutti. Perché erano tanti, me lo ricordate, ne abbiamo uccisi tanti prima, quindi... Olle. Ok. Sì. L'importante è non aver resuscitato quelli grandi, perché questi piccoli non sono un problema. Per quanto sono fastidiosi, ma... Non... a livello dei grandi, perché giustamente... ok, l'avevo vista ma non me lo faceva selezionare. Ok, penso tutti, ma vabbè, niente. Eh sì, perché col tasto destro io faccio questo movimento qui, ma mi parte anche... ah, era qui a sinistra, non c'è un cavolo, cioè che... Qui a sinistra mi dice che c'è? Niente. Boh, almeno che si passa da... Sì. Da dove si passa? Cioè, non si passa da nessuna parte. Da qui che giri a destra. Ah, resuscita pure quello grande. Quali sono i tuoi... Dai, già è stato difficile uccidere Meridin, no? Se ci mettono pure questi, dai però. Ah. Però adesso c'ho l'armatura di fuoco, però ragazzi, cioè... Veramente figa la mia armatura, non c'è niente da fare. Non so quanto stiamo facendo il video, io stavo... Sto un po' infognato in questo momento, ma ce la possiamo fare, eh? Sicuro ce la possiamo fare. Adesso prendiamo tutti gli oggetti e vediamo quanto tempo è. Tanto penso dobbiamo solo uscire, quindi al massimo usciamo e poi salviamo. Se mi fanno uscire, tra l'altro. Ok. Sì. Formazione. Volevo salvare un attimo. Solo che in combattimento non si può salvare. Ok. A posto? Mi fate salvare? Grazie, molto gentili. Allora, vediamo quanto tempo è che sto registrando. Sono 49 minuti. 49 minuti è un po' di roba. C'è. Ok. Allora, quindi tra un po' direi che ci salutiamo, perché io volevo vedere... Da questa parte cosa c'era? Giusto? No, era dall'altra parte. Dall'altra parte... niente, non ce la posso fare con i tasti. Ok, perché devo premere destra per cambiare la direzione della telecamera, però mi causa anche... Mi parte anche il click, non so perché. Ragni, tanti ragni. Ottimo, sì, tanti ragni. Qui da dove siamo venuti, giusto? Le fiamme. A meno che c'è un altro... Vabbè. Ah,
Dai, facciamo questo duello, poi penso che ci salutiamo, perché dopo non vorrei fare video troppo lunghi. Almeno che non c'è... Cioè, abbiamo finito e possiamo direttamente uscire senza nessun problema. Anche perché, insomma, i combattimenti coi ragni non sono molto... divertenti da vedere. Magari quello con Meridin è stato un po' più divertente, perché è stato molto difficile e sono anche morto, ma... Ok... Ta ta ta... Niente... Ok... no... Forse qui vado da un'altra parte. Sai che... Sapete che forse qui si va da un'altra parte? Ah, c'è solo questa? Bene, ok. Quindi scrigno chiuso, vai... Dranor. Trappola. Disattiva trappola e apri. C'era solo questo da questa parte, quindi bene. Bene, pozione magica, non ci faccio assolutamente nulla. Ok, questo è vuoto così. Quindi quell'altra direzione c'era? A destra. E a destra diamo una rapida occhiata, poi probabilmente... Non è da dove siamo venuti a destra, scusate. No. No. Montacarichi distrutto. C'è uno scheletro. Ah, una chiave, i soldi. Bene. La chiave a cosa mi serve? Vediamo. È un oggetto missione? No. Dato questa chiave, ne ha dubito che la persona che me la dà ne avrà bisogno in futuro. Sì, ma dubito anche che mi serva a me, ma... l'ho presa, vabbè. Magari servirà un po' più avanti. Magari sblocca qualcosa questa chiave, eh. Adesso... Questo è il montacariche distrutto. Va bene. Quindi abbiamo finito? Possiamo uscire? Direi di sì. Perché qua non c'è niente. Solo fiamme e basta. Vabbè. Non andate nelle fiamme, siete coglioni. Ah, vabbè. Quindi, dov'è l'uscita? Lassù. Immagino che ci saranno altri ragni. Per non saperne leggere e scrivere, io salvo. Andiamo diretti qui. Andiamo all'uscita e salviamo. Poi il prossimo video andremo, ritorneremo. Anche se, insomma, non è lungo tornare al boschetto di Brenne, ma poi parte la chiacchierata, quindi poi si allunga. Si allunga tanto il video, quindi vorrei evitare. Qui? No. Assolutamente no, senso di direzione proprio 0,5 forse. Niente più ragni? Dai. Neanche un ragnetto piccolo, non ci credo. Forse no. Forse no, forse no. Ma sto andando bene, vero? Io sto andando dritto, ma... Sì, mi sembra che da qui sono entrato manco per cavolo. Qui dove stavano le ossa di Hesperia, scusate. Ho proprio sbagliato strada. Bene, bene. Meno male che non volevo allungare il video, ma vabbè, dai. All'uscita ci arriviamo, dai. Ok.
volevo allungare il video, ma mi sono leggermente perso. Vabbè, dai. Qui c'è sta cosa e non lo posso. Non c'ho. Penso che Rulan abbia le cose per. Abilità per prenderla, ma va bene. Mi devo andare prima che sbaglio strada qui. E poi gira a destra. E andare dritto. Giusto? Giusto. L'ho trovato. Ok. Niente ragni? Sembra di no. Ok, quindi penso che stiamo uscendo. Eccoci all'uscita e mi immagino che verranno arpie, vero? Sono sicuro che vengano le arpie, dai. La guardia di Ferdok è un'unità di cavalleria esclusivamente femminile. Ferdok ha perso un po' del suo glamour, ora con le orgogliose lanciere non si trovano in città. Sì, perché a Ferdok c'era la cavalleria femminile. Vediamo se ci sono arpie. Sono sicuro che ci sono arpie. Sono quasi convinto, ma... no. Ok. Va bene, quindi salviamo. Ok. Ok, abbiamo ucciso Meridin, abbiamo preso il disco di pietra che ci serve per aprire la tana del drago, Jafgur. E quindi andremo dal principe Arom, figlio di Aromborosh, a portargli questo disco e poi lo aiuteremo alla caccia del dragone. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video dove appunto andremo a affrontare il dragone, sperando di non fare la brutta fine che abbiamo fatto oggi con Meridin. Vi invito a seguirmi nei miei social network, su Facebook, YouTube e Twitch come IcemanVinci85, su Twitter sono Vinci85. Grazie a tutti e buona serata.